Io abitando a Monza, l'unico modo che ho per farmi un giretto di enduro è venire appunto nelle campagne della Brianza. Il problema è uno, ragazzi, che in realtà in questi boschi non ci sono salti, non ci sono sponde, non c'è niente, è tutto naturale. Quindi finalmente ho trovato qualcuno che con me ha voglia di costruire qualcosa. Tutti i ragazzini che vengono al parco, oh, ce ne fosse uno che scava. Manco mezzo, ragazzi, tutti con la pappa pronta. Sono venuto a fare un po' di scouting. La prima fase di quando volete costruire è cercare di capire dove volete costruire e soprattutto valutare bene perché costruire in un punto. Per esempio, oggi il mio obiettivo è cercare un punto che però si riesce ad arrivare magari da una strada, in modo tale che portiamo magari pala, piccone, rastrello con la macchina. Non dobbiamo farci 30 km a piedi prima di arrivare al punto che vogliamo costruire. In realtà ho già pensato a due o tre punti che secondo me sono veramente perfetti per costruire, perché sono nascosti, si riescono a costruire più discese con salti in un solo punto, quindi non c'è bisogno che poi per divertirsi si fa il giro del mondo. E poi l'altra cosa è che vicino c'è un sentiero che è facile a risalire, quindi si riesce a pedalare anche in salita. Prima in realtà, che lo stavamo già un po' segnando naturalmente, è un bel freeridone adesso, anche abbastanza ripido. Mancano gli appoggi appunto, però qui c'è la seconda discesa ed è fighissimo perché fa un canalone. Sarebbe fighissimo riempire tutto il nostro giro di saltini su ogni discesina. Ovvio che di tempo ce ne va tantissimo e non riuscirei a farlo vedere in un solo video. Cercherò di farvi vedere appunto come trasformiamo queste due discese facendo quelle piccole migliorie che migliorano tanto la discesa. E quando arrivi qua e ti fai il tuo giro, ti fai la tua discesina anche breve, perché qui abbiamo discese brevissime, però le fai godendotele e divertendoti. Attrezzi recuperati, adesso andiamo a scavare. Ovviamente ho detto che era facile arrivarci perché beh, c'è la strada sterrata, però il problema è che non c'è il posteggio, quindi ho posteggiato nella strada asfaltata più vicina, ho lasciato già gli attrezzi nascosti vicino alla siepe e speriamo non me li abbiano già rubati. Siamo abbastanza carichi, forse dovrebbero essere nuove generazioni di biker che fanno queste cose. Io invece ho già un park, sono già creato tutte le mie cose, invece sono qui a spalare da solo in mezzo ai boschi e a parlare come uno scemo, tanto che la gente mi guarda. Ho paura, dopo me la rubano. Madonna che sbatta, ragazzi. Portarsi gli attrezzi così. Tanto sto filmando con l'altra mano. Ormai ci siamo, sono arrivato. Basta. Sono solo arrivato. Devo ancora iniziare a lavorare. Sono già stanchissimo. Perché nessuno mi aiuta? Sono in cima più o meno a dove dovrebbe partire il mini trail. In camera non renderanno per niente le pendenze, però la mia idea sarebbe iniziare subito con un salto, quindi da lì a qua, in modo tale che faccia un po' da step down, e in teoria dobbiamo andare in quella direzione di qua, quindi qua fare una mini spondina in modo tale da non andare contro gli alberi e che ti tenga dentro. Vedete, questa è la discesa, qui ci sarà una curva, una sponda. C'è già una montagnetta naturale di terra praticamente. Questa montagnetta di terra qui la vorrei sfruttare per farci, boh, non so. Ho detto vabbè, vado lì, ne parlo con gli altri che mi aiuteranno e vediamo cosa fare. In realtà sono da solo, quindi unica cosa super positiva è che qua è tutto in ombra, quindi tendenzialmente la terra rimane sempre umida. Tra l'altro ha piovuto negli scorsi giorni, quindi ottimo per spalare. Tutta questa discesa è molto molto ripida, soprattutto il pezzo finale, quindi bisogna riuscire a fare una sequenza di salti e curvette per non prendere troppa velocità comunque. Arrivati finalmente anche due aiutanti, due prodi. Allora, premetto una cosa, aspetta. Io non ho mai costruito salti nei boschi, solo ho costruito il Monza Pizza Bike, che è tutt'altra cosa. Ho costruito soltanto una volta da piccolo
dei saltini nel bosco al parco di Monza. Mi dissocio, no, non sono stato io. No, comunque abbiamo fatto il buco di fianco perché se lo facevamo dietro il salto, dopo se qualcuno arrivava corto, c'era un po' il rischio di entrare nel buco. Adesso lì iniziamo a costruire la curvetta che ci mette sul secondo salto che c'era in fondo. C'è questo albero in mezzo alle palle, ragazzi. Oh, ecco qua ragazzi, non capisco dove è finito. Possiamo costruire la nostra bellissima sponda adesso. Schiavi, cioè vi pago per un, motivo, eh. Ora dopo una giornata di lavoro sembra che non abbiamo fatto un cazzo. Bella ragazzi, benvenuti. Secondo giorno di lavori nel Secret Train nella Brianza. Che ormai tanto secret non è, perché tanto che venivo in qua ho incontrato un signore. Era gentile, quindi in realtà mi fa: no, no, l'importante è che non sporcate. Anzi, noi qui puliamo invece di sporcare, perché raccogliamo tutti i legni secchi, tutta la spazzatura che ce la buttiamo. Ragazzi, qui adesso stanno compattando, anche se prima che diventi dura dovranno passare dei giorni. Allora abbiamo il nostro Ipo che adesso fa il primo test. Let's go! Com'è? Com'è da caldo? Perfetto. Perfetto. Ah, da lì, dalla curva, qui scavare per mettere un po' in piano. Secondo te, se facciamo il kick qua sotto? Facessimo. Scusi signorino, mi scusi. Se facessimo, ecco, kick qua, landing dove c'è questa gobba e poi là sotto lì una curva. Ottima idea. Adesso ragazzi stiamo raccordando dalla parabola alla ippettina che dobbiamo far lì, quindi stiamo mettendo a livello il terreno. Non basta altro che picconare dove è più alto per riportare la terra dove è più basso. Tra l'altro ci ha raggiunto Jacopo, che mi ha scritto su Instagram ed è uno dei pochi volontari che si è fatto vivo in questa costruzione. Ragazzi, venite a lavorare anche voi. Esatto. Provate a tirarlo su da solo, vediamo. No, la mia mamma non vuole. Guarda, guarda il forzuto, guarda. Ma mia mamma non guarda vuole. Guarda come si fa, guarda. Si vede che lui è un lavoratore. Invece pizzi con le mani, fai delle unghie. Appena fatto lo smalto? No. Ok ragazzi, abbiamo anche quasi una rampa per farla hit. Allora, guarda qua. Ho i regali. Biscotto. No. Buona e buona. Buona, comprerò. No ragazzi, in descrizione c'è il link per comprare sul sito di Protein Works. E se usate il codice Faraone avrete il 15% extra di sconto, oltre a tutti gli sconti che ci sono già sul sito. C'è un problema. Ale mi ha mandato delle foto che hanno già distrutto il primo kick. E non lo so, sembrava proprio rotto. Non sembrava semplicemente crollato. Spero che non abbiano già rotto tutto. Per fortuna è ancora tutto intatto. Ieri hanno messo a posto i ragazzi, perché Ale mi ha mandato la foto che era tutto rotto. Boh, non so ragazzi, questo è il primo segnale. Ci hanno fatto capire che non siamo ben accetti. Ragazzi, intanto abbiamo finito il kick qua della hip, o hip qua, il landing che è esattamente qui dove loro stanno mettendo i legni per fare le sponde qui. Di landing. Non ho mai visto così tanta gente lavorare in un solo posto, neanche quando costruivamo il park e il Monza Pizza c'era così tanta gente. Metodi alternativi per battere i landing, ragazzi. Vogliamo riuscire a provarlo entro fine giornata? I nostri schiavi oggi lavoreranno un botto qui. La mountain bike è lo sport più bello che c'è, ragazzi. Lavorare in silenzio con qualcuno conosciuto 10 minuti prima per condividere la stessa passione.
Per me questa clip rappresenta pieno la mountain bike. Allora ragazzi, abbiamo finito la curva, landing dello step down, curva, qui ci si attacca i freni. Tutto questo pezzo lo vogliamo tenere un po' free ride perché c'è il terreno bello morbido e qui c'è proprio il ripidone, qui veramente diventa verticale. Ok, siamo tiratissimi coi tempi, però ce l'abbiamo fatta. Nei prossimi giorni arriva diluvio universale, quindi volevamo assolutamente finirlo oggi. Testiamo finalmente questa prima discesa dopo 300.000 ore di lavoro. Occhio! Madonna, se si va forte lì. Il salto bisogna prenderlo da fermi. Che bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Trial Boulder in Brianza. Adesso qualche clip bella. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente. Abbiamo testato il mini trail. Quindi, nome ufficiale del trail? Bel Bambino. Questo qua, ragazzi, si chiamerà Trail Bel Bambino. In realtà si chiama Bel Bambino perché tutte le volte che spagliamo, io quando gli devo dire qualcosa, dico sì, dai Bel Bambino, prendi sulla pala. Da questo il nome Bel Bambino, ragazzi. Comunque ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti a darmi una mano, perché oggi eravamo veramente in tanti. Anche gli scorsi giorni comunque c'è sempre stato qualcuno a darmi una mano, quindi non li ho ringraziati personalmente, ma grazie, vi ringrazio nel video. A inizio video vi avevo detto, facciamo due trail. Forse fare due trail è un po' eccessivo, quindi aspettatevi un secondo episodio dove costruiamo in Brianza un altro trail, magari in quell'altro che vi ho fatto vedere. Niente ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, supportate il canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.